Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Bayonetta. Il gioco, ragazzi, sta diventando sempre più difficile. Siamo arrivati al capitolo 12. Eravamo arrivati a questa cosa dell'aereo. Ceresa, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta, I mean your mom, been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. And very strong. I'll be strong too, and I'll protect my mommy. Wait, you think witches do what? No, forget it. No point in arguing with a little kid. I'll manage on my own. I'm sure you will. Mommy! Shit! You never cease to amuse me, Cheshire. I suppose that's your next target? Che aereo strano. This is yours, little one. You didn't cry while I was gone, did you? Nope. Good. Bayonetta. Ma secondo me quella è la pietra sua. No matter how I ask, no matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was a misunderstanding. You're so stubborn, you know that? Oh, non ho premuto update delle informazioni su Twitch. Adesso lo facciamo subito. He was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life. They could have made a movie of the details. The followers of darkness, the Umbra witches. Ma questo forse è figlio di Antonio. The Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark clans suddenly disappeared from their medieval home in Europe. You may be familiar with the town. You're standing in it. Welcome to Vigrid. 500 years later. 500 years. Each clan, working at the behest of the powers that be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last. For amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail, and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. Legend had it that the two eyes could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, it led to their mutual destruction. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story, and I believe it more than ever now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for? And why did he have to die for it? I have to discover the truth with my own eyes. That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval group, the multinational that dominates Vigrid,
recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he quello che stiamo cercando. In the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. Mummy, are you looking for something? I am. How did you lose it? Little one, do you have anything you really like? Something really important to you? Yes, this. I love it. Where did you get this? You gave it to me, Mummy, for my birthday. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. Sarebbe meglio non far vedere agli altri, però penso. Stare è proprio brutto però. Ragazzi, solo un secondo. Aggiorniamo le informazioni su Twitch. Vediamo se sorprese. Oh, già sorprese. Perfetto. I mezzi militari Valkyrie. Interno. Oh. Siamo morti. Siamo bene qua. Ma che è? Ok. Perché quello là mi spinge così? E poi soprattutto che fine ha fatto? Mamma ragazzi, un giorno che non ho giocato, già abbiamo perso la mano qua. Abbiamo quaderni Antonio. Trasporti militari di Valkyria. Vigrid c'è una base aeronautica. Vabbè. Siamo morti un'altra volta.
Mamma ragazzi, mi qua già mi sono perso. Ma no, ma noi avevamo preso il quaderno qua dietro. Come l'abbiamo fatto? Ah, perché ho saltato. Noi ci dobbiamo andare da qua. Ok. Questo si rompe. Abbiamo perso i containers. Ah, ma siamo sopra i containers. Si combatte pure qua su. Sì, vabbè. Ma perché mi bloccano? No, siamo senza energia ragazzi. Però adesso mi bloccano la combo anche quando mentre sto. Anche mentre la sto proprio terminando, mi manca proprio un secondo. Sbagliato. Muori. Non sono riuscito a lanciare, ragazzi. Solo uno gli ho dato. No, no, no. Oh. Sono in ferie, mannaggia. No. Allora, questo qua li dovremmo... Proviamo a lanciare, dai, uno, due. Ma sono riuscito. Ok. Allora, questo qui dà tipo una spada e questo qui dà un tipo un colpo di arco. Ah, però si consuma. Vabbè, però perlomeno l'abbiamo capito stavolta. Gillaron Defense Initiative. Perché è Gillaron? Accende il riso artificiale di riso, adesso riceve una quantità di risorse minerali. Ah, sono palazzi Gillarons. Abbiamo i missili di Sam. Quindi dobbiamo andare. Ah, vi ricordate? Prima avevamo visto quella torre che stava da qualche parte.
Quindi stiamo là che stiamo andando. È lì che stiamo andando, cioè volevo dire. Allora, vediamo un attimo. Entrare nelle porte dell'inferno, sì. No matter how much you ask, I'm not putting a chainsaw on your arm. So what do you want? No, gli accessori, ragazzi. Allora, oggetti. Vediamo un attimo quanto costano. Cuore di strega costa 30.000. E le tecniche, vediamo. Non so se comprare le tecniche. Tipo stiletto, che cosa fa? Colpisce il nemico con una velocità incredibile con un attacco penetrante. Poi si aspetta. RB, LS e Y. Ah, però questo qua, guarda, ci abbiamo. Aspetta, però questo qua mi sembra buono. Allora, andiamo così. Anche perché è la prima volta che mi è riuscito. Compriamolo, compriamolo. Però ci dobbiamo ricordare come funziona. Usciamo, sì. Ok. Questo qua è fatto. Allora, noi siamo venuti da qua. Quindi penso che dobbiamo salire per quella scala, dai. No. O forse sì. Dai, però pure ci sono un'altra scala. Qua pure ci sono un'altra scala. Qua si deve scassare, dai. Ma ah, guardate, qui ci spostiamo pure mano a mano. Vedete, cerchiamo di non cadere qua. Quindi è anche un poco più difficile perché oltre a spostarci con il movimento di questo coso, ci spostiamo anche a causa del vento. Qua sicuramente esce gente. Chi è? Jean. Why so glum? Something troubling. Ma qua ci deve essere qualche cosa, perché noi Jean la possiamo anche controllare, visto le recensioni. No need to take out your stress on me, Bayonetta. It's clear you're worried for the girl. Questa non la facciamo, Jean, ragazzi. Oh, può spostare pure i proiettili. She is now. My, aren't we attached to our precious little one? Do you like it when she calls you mummy? You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it, and his whining is twice as irritating as anything the child could muster. You've quite the tongue when it comes to curling round the truth. And what about you? What are you hiding? Quella è la statuetta dove c'erano scritti i nomi di quei due. These might mean something to you. Di Jean e di Seresa. I've no need for worthless junk. Oh,
dolci blunt avere col colpo da top? Verdi, Fredonis! I am well aware of my task, but you have forgotten that I do not need your help. Ah, quindi l'hanno ingaggiata questi qua del sole. Violent fate. Accept it and earn the left eye. Prove you deserve it. Questa sembra la voce che abbiamo sentito tre volte. Bisogna affrontare Jean adesso, eh? Sì! Perché ho perso? Mamma ragazzi, questo ci sto facendo neri però. No. Bisogna capire un attimo la strategia, questo ci riempie di coso. Ma c'è. Ok, la cosa ce l'abbiamo. Ma no, tutta la sequenza dobbiamo rifare, ragazzi. Ma non penso che dobbiamo fare queste cose. Ma come? No, 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 no! Che è successo? Feel your fear.
No! No, ma dai! Speriamo che non dobbiamo fare tutto da capo. Dobbiamo rifare tutto da capo. Vediamo se possiamo fare un poco di energia. Secondo me no. 2. Chissà se così. Allora, aspetta, facciamo file, il libro di Andorio. Questo era alchimia. Geco cotto, corno di unicorno e radice di mandragora. Difesa, attacco e vitalità. Allora, secondo me l'unico modo è fare così. Dobbiamo fare un coso da 15 di questo. Ok. E poi un coso da 15 di questo. Così bustiamo difesa e attacco. Perché se non ce la facciamo. Allora, poi prendiamo uno di questi e lo mettiamo qua. E poi prendiamo uno di questi, assegna, e lo mettiamo qua. Quindi prima di iniziare lo scontro ci prendiamo un rosso e un giallo e vediamo se ci riusciamo. Se no è impossibile. Saltiamo, sì. Quindi prendiamo un rosso e un giallo. Ah, ma dopo se... Aspetta, se facciamo anche la magia, teniamo anche quell'altra cosa potentissima. Dove andare? Non la prendiamo con qualcosa che lanciamo in aria, ragazzi. È inutile che ci proviamo proprio. Ok. No! No! Azione! Ah, questo qua secondo me non la perdiamo, la perdiamo, abbiamo pure per prima, l'abbiamo persa. Proviamo a farci una combo da 5. Niente. Ed.
No. No, questa la perdiamo, ragazzi, mannaggia miseria. No, non l'abbiamo persa. Mamma, quando poche energie ritroviamo ogni volta. No, no, fermo, fermo. No, ma dai. Babbo, andiamo avanti. Comunque quando c'è... quando... Oh, è da... Azione vigigatone. Ah, ci togliamo un sacco di energia con questa nuova azione. Perdiamo troppe energie, ragazzi, no, cioè, non penso di che ce la facciamo. No, non ce la faccio, non ce la faccio proprio a pararla. E poi non capisco perché non si attiva il Witch Time. Secondo me quella cosa di bussare la difesa è buono, ragazzi. Aspetta, sapete che possiamo fare? Innanzitutto creiamo gli oggetti e poi entriamo dentro all'inferno, così se moriamo li dovremmo tenere ancora attivi, perché penso che salva se moriamo poi. Oggetti, allora la camera questa qua assegniamo a destra. La caramella rossa assegna e la segniamo sopra. Ok, esce. Se poi andiamo così, penso che salva. Caricamento, salta. E poi cuore di strega. Questi, se ne prendiamo 4, aumentano. Pigliamone una di queste, così se moriamo abbiamo una vita in più.
Comunque questo gioco è difficilissimo, ragazzi, eh. Allora, dobbiamo andare da quella parte. Saltiamo, ok. Su, destra. Attiviamo anche quell'altra cosa là. Questa qui. Così ci dobbiamo un po' di... un po'. Vediamo se riusciamo a farci un po' di combo. Ora me le schiva tutte quante. Ok, adesso ci dobbiamo fare la combo 2-5, però ci dobbiamo avvicinare prima di fare... Dopo che abbiamo scartato facciamo quella mossa nuova e poi ci facciamo la mossa, la combo 2-5. Dove sta? Riproviamo. Non l'abbiamo presa. Usa siringa rossa, ma l'abbiamo già usata. Ma quelle cose già le abbiamo usate. Ma perché no? Ma no! Ma forse l'abbiamo usata troppo... Ragazzi, è difficilissimo. Cioè, ma a un certo punto non siamo proprio riusciti a colpirla più. Forse mi sono spaventato. E poi va. Sì. Back to your own. Ok. Ah!
Aspetta, proviamo a fare così. Non ce l'abbiamo. No, è impossibile, non ci riusciamo a fare. Mai, azione. Un gigatone. Questo toglie un sacco di energia. Aspetta, mettiamoci anche questo e questo. Proviamo a far partire pure quell'altra cosa. Non perché non parte? Perché forse non abbiamo la magia. Ok, la moto. Ragazzi, ma diventa più forte il Jan a un certo punto. Ma fregato, pensavo che era B e invece è uscito in Y. Me ne fa 3, uno appeso all'altro di mosse. 1, 2 e 3. Azione. Sotto, penso di avercela fatta. No. Vai! Qua, qua, no, no! Mamma mia, che parto! Anche... non lo so. Not yet. She isn't ready. Come non siamo pronti? Là è da dove siamo usciti prima. Però adesso sicuramente dobbiamo andare da qua. Penso. Lascia il libro di Antonio. Il tesoro del clan, gli occhi del mondo. Diversi secoli in orsuno, il cambio di lungo, ma boh.
Ah, boh, questa è sempre la solita storia, che c'erano le due fazioni, c'erano le due cose. Ragazzi, però adesso. Ah, ma questo se tocchiamo il coso moriamo. Perfetto. Anche il pavimento con la corrente. Quindi non dobbiamo toccare il pavimento con la corrente. Ma scusa, come facciamo senza toccare il pavimento? Eccola, sei resa. Che dobbiamo fare qua? Non ho capito che cosa c'è scritto quando c'è scritto la Y. Ah, perché quello là. Ah, ho capito. Quello è lo scudo di Serenza, la dobbiamo difendere. Giustamente. Appoggio. Ah, non la possiamo appoggiare per troppo tempo. Serenza, vieni qua. E se non la appoggiamo, moriamo. Vai, a posto, raccogli. Ah, ma quella però ancora non è morto il soggetto là. Ok, adesso lo possiamo raccogliere, però c'è sempre il problema della corrente, qua ci sono ancora gente. Oh, non riesco a contare. Non riesco a contare i pugni. Ok,
Ma questo ci dobbiamo fare tutto l'aereo con questa. Appresso. Dobbiamo uscire da sopra. Come facciamo a salire? Ah, ma qua ci si... ma va va. Ah, boh, non ho capito, c'è la luna, ragazzi, quindi possiamo camminare anche sulle pareti. E quindi questa la posiamo qua. Ah, ma forse non la possiamo lasciare per molto tempo questa qua sola. Oppure la dobbiamo mettere in un posto più sicuro. Mettiamola qua. Dove sta quell'altro? Devo fare sempre un po' di più con le pistole. Ok, mo prendiamo la bimba. Adesso scompare la luna. Ci dobbiamo buttare velocemente giù, forse? No. Abbiamo finito il capitolo. Scusa, tutti. Abbiamo fatto 5 neri. Abbiamo fatto metà capitolo. Oh, guardate quanti proiettili che ci abbiamo per questa volta. Cerchiamo di usarli un po' meglio delle altre volte. Perché siamo proprio a cose là, ne abbiamo proprio pochissime. I cerchietti.
Qua però costano di meno perché... Ah no, ma forse non costano manco di meno qua. Però ancora non abbiamo capito quanti capitoli sono il gioco. Prudence, la virtù cardinale. Adesso c'è un altro boss adesso. Perché abbiamo fatto fortitudine, la virtù cardinale. Temperance, la virtù cardinale. Justice, la virtù cardinale. E mo ci sta questo qua che non mi ricordo come si chiama. Prudence, che secondo me è quello là che abbiamo visto prima che ha parlato con Gian. Però le virtù cardinali sono 4, no? Forse abbiamo finito. Lucas. Luca, no Lucas. Let's go! It's okay, little one. I'll be right back. Mommy! Mommy! Hi, Paul Murphy. Zero amor for this la us gonogona. Sapienza. E questo ma come lo facciamo? Poi sapore del male, insomma, ci sono bene quei combattimenti da lontano. Another talkative type. I don't think I've got time to entertain your blather. I'd much rather hear it straight from your boss. The witch hunts. Rest, I think. Possiede il numero, il codice a barre pure. Ah, ma ci muoviamo dentro al mare perlomeno. Sicuramente ci dobbiamo fare le facce, dai. Ah, però aspetta. Se ci andiamo incontro dovrebbe essere un po' più semplice. Proviamo, ma saltiamo? Proviamo a farci questa faccia, dai. Dobbiamo fare le facce, dai. E questa qua io l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere quest'altra. Che era qualcosa? Questa non ce la riusciamo a fare, chissà, non so perché. Ce la facciamo. Qua c'è la coda. Dobbiamo fare le facce sulla destra adesso. Andiamoci incontro. Ci ho colpito. Andiamoci incontro. Le facce sulla destra. Questo quando apre la bocca dobbiamo fare. Se apre la bocca gli dobbiamo fare. Un'altra faccia ancora, questa è l'ultima. Apoteosi. Mm.
questa specie di ragno gigante di fuoco. Se ne scappa. Azione. No, non ci siamo riusciti. Ah, comunque bisogna fare i quick time events. Ma no, ci abbiamo ancora una tolta le facce. Apoteosi. Però non ho capito come si fa perlomeno. Sinistra, destra, azione, destra, sinistra, destra. Ho sbagliato perché ho fatto apoteosi invece di fare azione. Ma non si fa fregare più. Che? Ah, questa l'abbiamo fatta con la faccia là. Che... ma questa secondo me durante questa sequenza qua non si riesce. Però c'è fare quest'altra faccia da quest'altra parte. Però ce l'abbiamo fatta. Scusa, come... dobbiamo fare solamente apoteosi. Dobbiamo fare la, forse la testa principale. Non ce la facciamo, comunque forse ho capito come bisogna fare. Non ce l'abbiamo fatta. Però, perlomeno, allora dobbiamo ingarrare le due apoteosi sicuramente. E poi, però non sono riuscito a capire se un'altra... le teste là non ce le dobbiamo fare solamente la testa principale, penso adesso. Ok, quindi sono... più o meno appena... e appena si sposta, ragazzi, che ci dobbiamo spostare anche noi. No, non è che ci dobbiamo spostare, che dobbiamo schivare.
però sicuramente ci sarà un altro, come si dice, ci sarà un'altra fase, perché così mi sembra troppo semplice sto boss. Vediamo. Mo riesce. Non poteva così. Quello se ne scappa e noi siamo. Ah, sostanzialmente la cosa è portare il mostro verso il ragno qua. Attenzione. Vediamo. Perché così normalmente ci togliamo pochissima vita, ragazzi. Vediamo adesso. Ma come faccio? Si ricarica pure di vita questo. Se sbagliamo apoteosi. Apoteosi. E poi andiamo. No, no! Guarda là, si è ricaricata ancora. Vabbè, comunque, perlomeno. Vediamo. Ma ancora. Che? Adesso ci dà un'altra volta apoteosi sicuramente. Riproviamo. Ma chissà se non lo facciamo sempre.
Forse lo dobbiamo fare più lentamente. Oppure dobbiamo provare a non fare l'apoteosi. Ma secondo me si carica lo stesso. Ma l'ho premuto! YB! Poi ci dobbiamo muovere perché sennò mette pure i missili. Oppure dobbiamo provare, proviamo a non fare apoteosi. Si ricarica ancora di più se non facciamo apoteosi, ragazzi. Non è possibile, non ci riesco. A meno che non è a tempo, ma non... Cioè, il tempo di premere qualcosa è cortissimo. Destra. Ma proprio non c'è tempo. Vabbè. Non ti do proprio tempo di premere i tasti, perché quello registra l'X che hai premuto prima, ragazzi, sicuro. Perché sennò non è possibile. E quindi dice invece di premere gli altri due tasti si riprende l'X di prima. E 4, 5, azione. Azione. Niente. Comunque quello è il problema. Si prende.
se premi X, quello si registra la X quando ti cambia e ti esce. Ti escono con gli altri due tasti. Niente. E lo dobbiamo fare per forza, perché sennò si carica ancora più di vita se non facciamo apoteosi. Ci abbiamo spezzato le cosce e ancora non è finita, naturalmente, però ho capito perlomeno come si fa. Che c'è? Ah, è morto, ma non è morto, però ha salvato, quindi siamo andati in passo un pezzo più avanti. Scusa, questo pezzo qua come lo facciamo? Perché non mi riesco ad avvicinare di più di questo al coso? Ah, forse... Vabbè, ho capito. Ci dobbiamo avvicinare, quindi dobbiamo semplicemente arrivare vicino a lui. Quindi fa il vortice, ci allontana e noi ci dobbiamo avvicinare. Intanto basta attivare il Witch Time per avvicinarsi, evitare anche i missili e i laser, perché quando evitiamo i missili o i laser ci riusciamo a avvicinare anche di più. Adesso ci rimanda via, secondo me. Ok. Adesso ci avviciniamo un poco. Ci rimanda via, ragazzi. No.
ci rimanda via. Possiamo andarci, ci rimanda via, non possiamo fare niente. Però quando fai laser dobbiamo, invece di... Ma fai laser rotondi? Ah no! Apoteosi! Speriamo che stavolta lo fa però! Un miliardo di ragni. I have no idea why you would want this stone. It would look absolutely terrible on you. Much too flashy. Non si può mettere come da un pari. Giubileus Carabon. La grazia di Giubileus Sacrifice sia con te. Cheshire? Oh, fucking hell! Mummy! I told you I'd be right back. Shouldn't you be, you know, flying this thing? I'm a bit occupied at the moment. Mummy! Mummy! Ma perché non c'è nessuno che comanda l'elicottero? Well... So much for the subtle approach. We might as well have speakers on this thing blaring Ride of the Fucking Valkyries. Come now, we're VIPs. You know, nothing says you've made it in life like a private helicopter. Then welcome aboard Air Luca, flight 001. This is your captain, Luca, speaking. Fasten your safety belts, as this may be a bumpy flight. Tra l'altro, guarda qua, siamo arrivati alla torre. Tipicamente i cosi con i boss sono un capitolo di 11. Capitoli 12-13 normale. Oh, what a day. E anche oggi abbiamo fatto due capitoli, ragazzi. Però io sono assolutamente certo che quando abbiamo fatto il coso là, no, il fatto degli obiettivi, c'erano questi, erano i capitoli, erano fine a 11, non c'è stato l'obiettivo, non me lo ricordo che c'era l'obiettivo per 12 e 13. Però forse sono gli obiettivi di Steam. E poi questo non è manco l'ultimo. Non è manco l'ultimo capitolo questo qua, ragazzi. Ah, Isla del Sole. Perché comunque là ci stava la torre. Perché non ci fa salvare? Ah, ok. Ah, però adesso abbiamo 83.000 cerchi là. Siamo arrivati, non so a che punto del gioco, però sicuramente sono sicuro oltre metà. Anzi, non so, sapete che facciamo? Mo'.
giochiamo, dopo ricarichiamo esattamente dalla questa qua la tanto domani ricarichiamo esattamente dalla partita che abbiamo salvato, no? Allora andiamo sopra a file. Questi qua che sono? Non sono questi. Demoni infernali. Che è questa cosa? Questo è il ragno. Questi sono quelli che facciamo noi. Questo è il ragno. E questo chi è? Questo è quello che ha fatto il golem, mi sa. Quaderno di Antonio, no. Tomo delle arti di Umbra, no. Rarità. Lacrime di sangue di Umbra, eccole qua. Allora, fortitudo, temperanza, giustizia, sapiente. Signore dei cieli e saggio delle streghe. Però guardate qua. Questo non c'era prima, ragazzi. Acquista tutte le tecniche. Ma non ce la facciamo, ragazzi, a prendere tutte le tecniche. Questo ne abbiamo fatto o uno o due, mi sembra uno. Poi guardate che cosa strana. Gli obiettivi sono 50, no? Ah, e questi rimangono. Però ci mancano pure i corvi catturati. Scusa un secondo. Però qua il numero va da 1 a 50, non salta mai. Cioè dopo 16 sta 17. Questo è capitolo 12, 13 sta 11. Ma se arriviamo, se mettiamo a difficile, è possibile che non è... Sicuramente mette... Ma poi perché dice Nuovo Testamento? Qua comunque ci sarà il numero 12. A meno che non è un'altra cosa questo qua. E poi comunque già sappiamo che c'è il capitolo 14 perché ci siamo dentro. Quindi c'è qualche cosa che non va. Sì. Questa è una specie di afterburner. Vabbè, domani andiamo avanti anche super. Ah, però avete visto, c'era la torre in fondo a tutto. Potrebbe essere che questa siamo verso la fine. Quindi ci sarà questo capitolo per arrivare là. E poi dopo magari un altro capitolo che si sta là. E poi ci sarà un altro capitolo per il boss dei boss. E poi ci sarà qualche altra cosa. Però fra poco penso che ci arriviamo. Ragazzi, per oggi è tutto. Io ci vediamo domani per una nuova puntata di Bayonetta. Ciao!